Buongiorno a tutti, oggi voglio filmare un video in cui proviamo insieme la nuova Naked Cherry che io ho preso dal sito di Urban Decay e ho già utilizzato un paio di volte, però ci tengo anche a dirvi la mia opinione da amante quale sono delle Naked, perché praticamente ce le ho tutte. Voglio però dirvi cosa penso di questa, perché nel momento in cui è uscita, io mi sono innamorata di queste tonalità. Sinceramente non so cosa si dice sul web a proposito di questa palette, perché io non, assolutamente non guardo le review. Una cosa, se mi piace, la guardo prima io con gli occhi, e se mi piace la compro e mi faccio poi un'idea mia. Diciamo che la prima cosa che mi ha lasciato un po' così appena l'ho aperta è stato il fatto che comunque ci sono questi due colori qua, Hotspot e Caution, e Privacy, questo opaco marrone in fondo, che sono molto simili a tre ombretti che ci sono già nella Naked Heat, cioè, ma sono veramente molto molto simili, quindi già questo mi ha lasciato un po' così. Comunque inizio a prepararmi, io già ho fatto la base e vi dico cosa ne penso. Non userò altri prodotti al di fuori di questi, quindi non userò basi colorate sulla palpebra, non userò colori un pochino più scuri tipo un nero. Per intensificare useremo solo gli ombretti della Naked e oggi utilizzeremo anche il pennellino che c'è accluso, che è bellissimo. Allora, iniziamo stendendo il colore di transizione, come si fa solitamente. Allora, diciamo che a me la parte che più attira della palette è questa, quindi la parte questa finale, dove ci sono tutti i colori un po' sul porpora, sul prugno, insomma questi un po' più particolari. Quest'altri, diciamo da questa parte in su, che sono un po' più sull'aranciato, non è che mi attirino particolarmente, sono un po' più, diciamo, simili ad altri. Questi invece sono quelli che più mi attirano, perché io adoro fare trucchi con queste tonalità. Quindi diciamo che nella piega dell'occhio, come colore di transizione, andiamo ad utilizzare Bing, quindi questo color opaco qua, che è proprio un colore bellissimo, almeno dalla palette, e usiamo il pennellino. Allora, io ecco, non so cosa viene detto sul web a proposito di questa palette. Diciamo che io la prima volta che l'ho utilizzata, la mia, diciamo, impressione iniziale è stata che il trucco che ne era uscito era veramente molto simile a quello che si ottiene con la Naked Heat. Non lo so, ho avuto questa impressione, però dico vabbè, è stato un primo utilizzo e quindi vabbè, diciamo che come si dice, una rondine non fa primavera, quindi la prima impressione, non ci facciamo condizionare dalla prima impressione. Vado un pochino più a intensificare e quindi l'ho continuata ad usare, però la mia impressione finale è stata sempre quella, perché io parto da una semplice considerazione. Le prime tre, consideriamo le prime tre Naked che sono uscite, sono tre Naked, lasciamo perdere appunto la Smoky, perché comunque quella, la Smoked, perché quella comunque è proprio altre tonalità e quindi vabbè. Le prime tre Naked che sono uscite sono, cioè, se gli fate un trucco con quelle è molto riconoscibile quale Naked avete utilizzato, perché sono tonalità di marroni, di comunque queste tonalità appunto nude, diverse tra palette e palette. Io con questa e la Naked Heat non trovo grandissime differenze.
Comunque, abbiamo steso Bing nella piega dell'occhio, quindi andiamo a fare la nostra bella palpebra. E nella nostra bella palpebra io direi di mettere all'inizio, quindi dal condotto lacrimale fino tipo a metà palpebra, andiamo a stendere questo Turn On, che è un color champagne, e lo stendiamo con un pennellino piatto. Usiamo questo di Too Faced. Allora, questo, come vedete, spero si veda, è molto molto luminoso, molto scrivente, senza utilizzare il pennello bagnato, senza utilizzare le dita, senza utilizzare nessun altro prodotto di base se non il semplice primer. Quindi questo è un colore veramente wow, per essere un colore shimmer, cioè, come vedete, è molto molto luminoso. Nella parte inferiore invece della palpebra andiamo a stendere quest'altro colore glitter, che è Young Love, che è bellissimo, è un colore ciliegia, super glitterato, che ci permette quindi di dare profondità, un po' più di profondità alla palpebra. Però, come vedete, steso si confonde moltissimo con Bing che abbiamo messo nella piega. Nonostante uno sia opaco e uno sia shimmer, sono veramente similissimi. Nonostante a vederli così poi anche dalla palette siano comunque due tonalità diverse, uno un po' più chiaro, uno un po' più scuro, però ecco, applicati così stesi insieme vicini sono praticamente uguali. E infatti questa è, diciamo, una sensazione che ho avuto utilizzando questa palette, e cioè che i colori applicati non sono così tanto distinguibili. Non lo so, io ho avuto questa impressione, e fatemi sapere, insomma, se anche voi avete avuto questa mia stessa impressione. Cioè, alla fine si crea una macchia di colore in cui i colori non sono, secondo me, ben distinguibili. Comunque, vado a schiarire l'arcata sopraccigliare con l'unico colore chiaro che c'è, che è Hotspot, che è uguale all'altro che c'è anche nella Naked Heat. E comunque questo è molto molto polveroso. Allora, io solitamente applico prima una matita bianca che poi sfumo con l'ombretto, insomma, del momento, del trucco. Però oggi non lo voglio fare perché voglio utilizzare solo questi ombretti. Allora, diciamo che questo colore senza una matita bianca sotto, comunque qualcosa di illuminante sotto, non è che crei tutta sta gran cosa di colore comunque chiaro, di colore comunque che va a schiarire, a creare un punto luce, assolutamente no, è molto molto polveroso appena lo si tocca con il pennello. Però, insomma, ecco, dire che crea una zona di luce, comunque un punto un po' più chiaro sull'occhio, senza niente sotto, assolutamente no. Quindi a questo punto direi di andare a intensificare la nostra piega dell'occhio, perché altrimenti il nostro, diciamo, colore di transizione si fonde perfettamente con l'altro della palpebra. E utilizziamo questa punta qui a penna, del pennellino compreso. Andiamo ad utilizzare il colore questo più scuro che c'è nella palette matte, che è Privacy, questo qua giù, che è l'unico scuro che c'è. E come vedete
non è che faccia tutta sta grande differenza, cioè sì, ok, scurisce, ma ci mancherebbe solo che non scurisse, però diciamo è un colore che non è che fa tutta sta gran differenza. Io continuo comunque ad avere questa sensazione che si crea solo una macchia di colore rossiccio e boh, non riesco a vedere tutti i colori che metto. Andiamo a sfumare il contorno della nostra piega con un colore un pochino più chiaro, e io direi di andare ad utilizzare Fields, questo qui matte qui Fields, che è un marroncino caldo che ci permette quindi di sfumare un po' i bordi. Oggi ho approfittato che sto a casa per filmare appunto finalmente un tutorial, insomma, un trucco con la luce naturale. Finalmente è bellissimo filmare davanti alla finestra. Quindi io direi che gli occhi sono a posto. L'unica, diciamo, cosa che mi piace fare a me solitamente, e prendo un altro pennellino a penna, è andare a illuminare questa parte qui dell'occhio, e vorrei utilizzare Bang Bang, questo qui, che è un altro colore comunque interessante della palettina a vederlo così, perché comunque poi steso non è che sia tutta sta gran cosa, non lo so, sul mio occhio questo colore si perde completamente e non mi crea una grandissima zona luminosa, non lo so, forse è colpa del pennellino, forse andrebbe, proviamo anche ad utilizzare il dito, ma il dito in questa zona dell'occhio non è semplicissimo da usare. Proviamo a prenderlo e ad applicarlo con il dito. Ok, con il dito è un pochino più luminoso, però è veramente complicato. Ok, quindi questo è il trucco. Adesso andiamo ad applicare l'eyeliner e poi torno. Ok, eyeliner e mascara superiore l'ho fatto. Facciamo la parte finale dell'occhio. Quindi prendiamo un nostro bellissimo pennellino angolato e vediamo che cosa fare. Certo, qui per collegare l'eyeliner ci sarebbe stato bene un bel nero, non ce l'abbiamo, quindi utilizziamo quest'altro colore scuro, bello luminoso, che è Drunk Deal, questo qui, che a vederlo così è bellissimo, e vediamo che cosa fa. Mi vedete? Sì. Lo colleghiamo con il nostro eyeliner e vediamo. Io comunque resto della mia idea. È una macchia di colore informe. Secondo me non è assolutamente paragonabile alle prime tre Naked, cioè quelle veramente sono wow. Io ancora oggi, quando utilizzo una di quelle palette, mi meraviglio comunque sempre del risultato che ottengo, perché è bellissimo. Comunque prendiamo un altro, bene, prendiamo un altro pennellino angolato e andiamo a concludere la nostra rima inferiore dell'occhio
Vediamo che cosa possiamo stendere. Stendiamo questo qui, questo che c'è vicino a Drunk Deal, che è Young Love. Anzi, no, andiamo a prendere Ambitious, questo marroncino glitteroso. Oddio, inizia ad arrivare il sole. Quindi questo marroncino glitteroso, Ambitious, che così è un pochino più chiaro, ma è sempre comunque un marroncino. Questo è molto luminoso. Devo dire che sì, i colori questi glitter mantengono la loro glitterosità anche con il pennellino. Mi piacciono questi glitter, mi piacciono. Questo è bello perché una volta poi steso è una specie di bronzo scuro, insomma io adoro questi colori. E poi la parte interna dell'occhio riandiamo ad utilizzare il rosino Bang Bang, questo, con il pennellino, e vabbè, perché lì praticamente con il dito è praticamente impossibile. E facciamo quindi il nostro punto luce. Quindi ci manca solo un po' di matita nella rima interna dell'occhio e il trucco è praticamente fatto. E quindi aspetto di sapere le vostre opinioni in merito a questa palette. Metto la matita nella rima interna dell'occhio e ritorno. Voilà, trucco finito. E niente, a me sembra un trucco realizzato, cioè, per carità, ombretti belli, luminosi, perché, cioè, che sono luminosi si vede, però a me continua a sembrare un trucco fatto con la Naked Heat, né più né meno, mi dà veramente questa impressione. Quindi bellissima la palette, bellissimi ovviamente i colori, nulla da ridire. Il packaging, lo ribadisco, con queste ciliegie è veramente bellissimo, però non lo so, non mi sembra tutta questa novità e particolarità. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto il mio make-up mettete un pollice in su, iscrivetevi se non siete iscritti, attivate la campanella per essere informati quando pubblico nuovi video, seguitemi sui social, sotto trovate tutti i link, soprattutto Instagram, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!